fare. Qua non crescono solo talenti, non crescono solo menti, crescono anche studentesse e studenti. Questo è successo un fatto abbastanza problematico qualche giorno fa, ovvero che alcuni ragazzi stavano consumando il proprio pasto nelle scale antistanti l'ingresso di via Conservatorio e sono state cacciati da quelle scale con dell'acqua versata addosso. Una nuova pratica che sembra in vigore nella sede di via Conservatorio, che è il finanziamento studentesco. Abbiamo visto che nel momento in cui c'è stato il periodo di pausa, per molti virgolette, della frequentare in presenza all'università per via della pandemia, il problema degli spazi è stato messo da parte, da parte dell'Ateneo è stato semplicemente, sono stati chiusi gli occhi e lasciato da parte il problema. Casualmente il problema degli spazi è ricomparso, così come se nessuno se l'aspettasse. Io voglio utilizzare questa occasione per dire una cosa in particolare, però, e la dico specialmente a chi dovesse ascoltarci del personale tecnico amministrativo. Noi non ce l'abbiamo con voi, noi non siamo da una parte diversa del personale tecnico amministrativo, noi sappiamo che le condizioni di lavoro di chi è impiegato nel personale tecnico amministrativo sono pessime, con orari che spesso sono molto problematici e che spesso non possono portare a delle situazioni di stress. E quindi nei due anni non sono state fatte assolutamente alcun tipo di azioni per poter migliorare la vivibilità di questi spazi. In un'aula studio, che anche lì chiamarla aula studio non so quanto sia possibile, dato che è letteralmente un corridoio in cui passano gente, c'è una foto di uno studente che segue la lezione per terra. Io adesso non so che cosa intendano, che cosa vogliono dire esattamente con quella foto lì, ma io la trovo davvero imbarazzante, perché non poter garantire un posto a sedersi per poter seguire decisamente una lezione non è un obiettivo che un'università, penso, voglia ottenere. E inoltre lo studio passa anche attraverso le attività sociali che ci sono banalmente all'interno dell'ateneo, della facoltà. Vengono garantiti dallo Stato, non vengono garantiti dalla regione, dall'ateneo o da chi si deve occupare. Questo è una mancanza di tutela di un nostro diritto.